disposizione. Si vota adesso. Adesso si vota. Adesso si vota. Si vota una proposta. Ma se ti fai una scorsa, scusi, mi ricordi che stavi a cedere. Cioè, detto, noi possiamo dare un minuto nella dichiarazione di voto, però c'è cioè, nel senso che uno motiva il voto, si è scritto a che cosa? Mettere in fila la discussione anche rispetto ai temi sollevati anche a livello procedurale, così indirizziamo la discussione per il voto. Ognuno è libero di mettersi, diciamo, per la procedura per favore, però cioè la Presidente sta cercando di portare in discussione il ragionamento, quindi nessuno è autorizzato a discutere questa cosa. Poi Vincenzo nella dichiarazione potrà dire quello che vuole o proporre la sua. Ma devo farla prima della votazione, se no non si non è all'ordine del giorno, un attimo. Allora, so che proposta è. Scusami Vincenzo, allora, rispetto alla per essere come dire sul livello procedurale, noi manca a farla apposta, quando abbiamo mandato ai sindaci, ai componenti di questa assemblea, il documento, era proprio per dare il merito alla discussione, pochissima, tutta demagogia da una parte e dall'altra, non sulle questioni. E perché succede questo? Perché la comunità del parco non è che si è reinventata una procedura. Questi amministratori, per favore, però, si parla fuori, per favore, io ho ascoltato in silenzio qualunque ragionamento, non ho preso la parola, quindi per favore, siamo nella fase conclusiva del ragionamento, quindi non è come se si alza la mattina per andare ed esce pazzo. Quindi il tema qual è? C'è stato, noi abbiamo portato in discussione un parere rispetto alla riattivazione della centrale, un parere che andava espresso su una situazione di fatto, cioè c'era un percorso autorizzativo che l'ENEL aveva avuto per la riattivazione della centrale e noi quindi nudo e crudo, come hanno espresso i pareri, perché noi stiamo parlando di un procedimento, scusatemi, noi stiamo parlando di un procedimento amministrativo che ha tutti i pareri. A noi è stato chiesto di esprimere anche il nostro parere. Noi abbiamo detto no. In questo frangente, se vi ricordate quella famosa discussione che non ci è stata possibile fare con le aggressioni che abbiamo avuto, perché siamo tutti venduti, siamo tutti sul libro paga dell'ENEL, non siamo riusciti a discutere. E quella sera, se vi ricordate, i colleghi che erano presenti, noi avevamo elaborato un documento per dire non possiamo dire di no o di sì se non c'è un elemento di contestazione a quello che l'ENEL stava facendo, perché l'ENEL andava nel sito, riapriva punto e basta, tranne quell'accordo sciaurato che fu fatto col comune di Laino. Questa ha ragione Vincenzo Corrado, perché se siamo a questo è giusto quello che ha detto Vincenzo poc'anzi, perché un fronte che si mette tu devi scendere la discussione. Quindi quello che oggi viene riproposto a questa comunità, che deve mettere in piedi il ragionamento, qual è? Ci sono stati dei sindaci, per favore,
posso anche dire delle fesserie, ma per le può darsi, può darsi. Tanto questo tutto tra le storie da stasera qui. Allora, chiedo scusa, io sto dicendo una cosa molto semplice. Questo i colleghi sindaci, chiedo scusa, i colleghi sindaci del Mercure, quindi stiamo anche al fatto oggettivo. Rotonda, Vigianello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Laino Borgo, Laino Castello, Borbano. Sono 7 i comuni che non possiamo disconoscere, che sono dentro il perimetro dell'area del Mercure. Di questi 7 sindaci, 5 si sono messi a lavorare riportando l'Enel a un tavolo delle trattative e portare, come dire, sul tavolo della una discussione che poi di fatto è questa. Allora, perciò dicevo sulla discussione. Nell'articolo, perché ognuno poi ci ha messo del suo cuore, non ha maleggiato, però tra le prime questioni, indipendentemente da quello che accade, stiamo a documenti, vi sto dicendo di quello che è scritto qua, non è una mia interpretazione personale. La prima vicenda è legata alla questione dell'osservatorio ambientale. Vicenda è in Basilicata, è stata maestra. L'osservatorio non è in testa all'Ene come in questo momento sta accadendo, perché il monitoraggio di quello che accade sulla centrale è in testa all'Ene oggi. Con l'accordo il controllo del monitoraggio torna agli enti locali del territorio, in primis ad Endepar. Promuove verifica a campione per la corretta certificazione relativa alla composizione delle biomasse con legge centrale di cui alla prescrizione autorizzativa. In più, l'osservatorio può potenziare le reti di monitoraggio indicando all'Enel gli interventi che deve mettere in essere. Questo è uno dei compiti nostri. Quindi l'osservatorio ambientale che viene costituito a spese dell'Enel è in testa all'ente parco, ai comuni firmatari dell'accordo, e quegli enti possono indicare chi gli pare e piace come soggetto di garanzia. Prima non c'era questa cosa. Il monitoraggio era legato solo all'autorizzazione dell'Enel per aprire il sito. Un'altra questione che è legata alle vicende, squisitamente perché dico i comuni, non è vero che i comuni del comprensorio, perché nessuno vuole leggere l'accordo, ma c'è un impegno ben preciso. La biomassa certificata che va in discarica, c'è una condizione obbligatoria scritta dal PIAR, di cui parlava il Presidente Pittella, per la Basilicata e filiera corta, perché alla fuori dal perimetro del parco c'è già l'altra centrale che si farà stigliare. E quindi la biomassa non può andare oltre quel perimetro. E la stessa cosa accade in Calabria. E allora i comuni, io sto dicendo le questioni oggettive, perciò troviamo delle novità per dire rispetto alla vecchia proposizione. Rispetto a questo tema, tutti i comuni che sono proprietari di boschi dovranno convenire con accordi di contratti questa biomassa. Sapendo che tutti quanti i comuni in questo momento che hanno il bilancio a zero, parlo del mio comune in modo particolare, che alla terza gara noi abbiamo appaltato 250 ettari di bosco, gara deserta per 4 volte, nessuno vuole più per legnare. Che fine fa sta? Allora, ecco perché il lavoro che è stato fatto, diciamo, può rimettere in via la discussione. Il ribaltamento delle vicende occupazionali, che sono questioni di poco conto, va in quella direzione. Allora, il tema qual è? Questo lavoro che hanno fatto 5 colleghi sindaci su 7, che sono i comuni del Mercure, è bastevole? Cioè è un accordo che può discutere? Ultima questione, l'articolo 4. Di cui si parlava poc'anzi, no? Impegni ambientali terrestri.
Allora, il monitoraggio prima non c'era un bocciato. No, no, abbiamo finito. Sì, no, no, scusatemi. È una discussione nel merito, non è perché siamo agli argomenti. Quindi l'assemblea, la presidenza, non è che riattiva un procedimento. Rispetto a un documento che riporta lei nella discussione su alcune questioni, prima non c'era questo ragionamento. Si va a una riduzione della missione, oltre il 20% in più anche rispetto a quello che guarda l'ulteriore 20%. Allora, controllo ambientale, riduzione delle emissioni, ribaltamento occupazionale, sono questioni che nel primo parere non esistevano sul proprio. Questo è il motivo per cui ci porta a discutere. Allora, nella discussione noi chiediamo e propongo il documento che va in quella direzione, perché noi stasera approviamo, come l'ha detto precisamente Pappaterra, il documento è un documento che, come dire, di accordo, non riattiva nessuna procedura a livello giuridico legale, perché è una partita che avanza il conto proprio. Se le vicende saranno chiuse, beh, se no ognuno si assumerà le sue responsabilità. Allora, la Presidenza propone queste cose. Quindi, per favore, poi iniziamo la votazione. L'articolo 5 del documento parla dell'osservatorio ambientale. L'osservatorio ambientale viene, come dire, viene delimitato dai sottoscrittori dell'accordo. La Presidenza propone che l'osservatorio, noi all'accordo stasera, prendere atto, aggiungiamo un documento integrativo che va in quella direzione. Quindi non è che andiamo a sostituire quello dell'accordo, però in alcuni punti, secondo noi, bisogna aggiungere. Che cosa? Nell'articolo 5 dell'osservatorio ambientale, il perimetro è quello dei comuni sottoscrittori. Noi proponiamo che l'osservatorio vada esteso all'ingresso ai comuni rotondi e l'iniziativa lo stesso va verso le comunità locali, idem come sopra l'articolo 6. L'articolo 7. L'importo dei 4 milioni di euro dovrà essere corrisposto all'effettiva entrata in esercizio della centrale. Parliamo dell'importo che va corrisposto al parco del Pollino, al fine di poter disporre di fatto la realizzazione dei progetti di compensazione e di mitigazione degli impatti ambientali di quel comprensorio. Articolo 8. L'importo riconosciuto alla Regione Calabria di 750.000 euro deve essere prioritariamente destinato all'utilizzo degli ex DSU del parco del Pollino, perché è capace di usurpare la Regione Calabria, non sappiamo poi dove andrà a finire. L'articolo 9, l'articolo 9 dice iniziative specifiche nel settore dell'approvvigionamento di biomasse, il comma che integriamo nell'articolo, per quanto attiene l'approvvigionamento di biomasse, sia per quanto attiene la sicurezza materiale che va in centrale, che in termini di garanzia per il sistema delle imprese forestali che operano all'interno del perimetro del parco, andrà redatto uno specifico protocollo d'intesa tra i comuni, ente parco ed Enel, perché tutti i comuni sono possessori di biomassa e quindi ci deve essere un accordo specifico tra questi soggetti. Sugli impegni. Si chiede alla Regione Basilicata e alla Regione Calabria di impegnarsi a finanziare con celerità l'ammodernamento del sistema delle imprese forestali che operano all'interno del parco, perché proprio per evitare qualunque, a parte il protocollo di legalità, ma il sistema delle imprese boschive, il sistema che diciamo potrebbe utilizzare questo accordo all'interno di un aeroparco, possibile una cosa del genere? Come no?
Per quanto riguarda l'articolo 11, tutti i patti e le condizioni, anche di carattere economico, si intendono prorogati qualora l'impianto dovesse rimanere in esercizio oltre il tempo previsto dal presente accordo. Queste sono le integrazioni che chiediamo all'Assemblea di pronunciarsi sull'accordo e su questa integrazione. Falsa speranza da precariato è stato creato e non ci costruisci. È ovvio che noi quelle risorse, che sia poi attraverso l'AFO, saranno dedicate su quell'area, ma non prendiamo vincoli dalla cosa, la Regione Calabria ci deve fare un fatto seriamente come sempre fatto. Questa è la... Va bene, allora procediamo per la prima novità. Se vuoi intanto avere le risorse, poi stabilizziamo, poi mettiamo tutto. Allora, per rivalutare. Allora, i comuni che sono in sala, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castruccio di Sant'Andrea, sì, Episcopia, Castel Saraceno, Castel Saraceno. Episcopia ha detto sì. Fardella, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda. E Rotonda fa una precisazione, visto e considerato che in base al decreto di Oscar Luigi Scalfaro del 97, che lì dentro si può fare solo manutenzione, automaticamente si accorda non serve a niente. E né che Rotonda si vende per soldi. Va bene, grazie. San Costantino Panese. Non si vende per soldi. Qualcuno che diceva venduti, sindaco di Rotonda, noi non siamo venduti, nessun sindaco che vota. Ma l'hanno tolto voi? No, non è perché ma ci sono venduti. E anche il sindaco, anche il sindaco di Sara prima. Va bene, no? Presidente. Allora, tutti, no, scusami, perché non mi piace questa cosa, anch'io ho i figli, tutti abbiamo i figli. Thank you.
tutti a spingere, che è per noi. Guarda, San Severino. Sì, bello da Roma. Silenzio! Sta vincendo e pure alza la bocca! Ma vergogna! Vergogna! Giovanni, se c'era qualcuno! Ma si deve andare così, ma devo prendere! Ma tu lo dai, tu me lo dai niente! Perché quello è cosa! Allora, per favore! Che cosa infatti? Tu glielo devi vincere! Perché ha girato tutto il comune il signore! Hai capito? E non può stare qui dentro, se no non c'è democrazia qui dentro, e parla tu! Allora, ma che vuoi insomma? Allora, queste sono le istituzioni, c'è un presidente di regione! Giovanni! Per favore, noi abbiamo fatto accreditare le persone per delegazione, tutti hanno il diploma, nei metodi vanno censurati. Pure quelli che sono interessati, pure quelli che sono interessati allora, per altre cose, pure quelli che sono allora parte. Ci sono le forze dell'ordine, che lo studiamo, ci sono le forze dell'ordine, sapete qualcosa? Chiedo scusa a tutti per la circostanza di non lucrare, esprime il proprio voto che è no, però voglio spiegare brevemente, due minuti, non vi tolgo tanto tempo. Uno, San Severino Lucano nella mia persona, al rispetto di tutte le persone, qui seduto a questo tavolo di presidenza, i colleghi miei sindaci, gli intervenuti tutti, l'Enel SPA, tutti. Noi dobbiamo, giustamente, come hanno detto il mio presidente Marcello Pittelli, il presidente dell'ente Parco, Pappadella e altre persone, dobbiamo essere rispettosi dell'altrui pensiero. Però San Severino Lucano dice no a questa centrale perché non è sicura, come hanno detto il presidente del Parco Pappadella e il mio presidente, ribadisco, Marcello Pittelli, non è sicura dei danni alla salute delle persone. E su questo noi saremo sempre contrari. Fino a quando sarà instaurato un tavolo che ci dia la certezza che l'emissione di questa centrale non danneggini la salute delle popolazioni, noi saremo sempre contro. Ho voluto parlare perché prima non mi ero espresso, perché pensavo che fosse il voto solo attinente all'ordine del giorno, e in questo vengono pure all'ordine del giorno. Le misure di compensazione sono un'equazione fra costi e benefici. Allora ci dobbiamo tutti quanti noi interrogare, sindaci favorevoli, sindaci contrari, dei costi e dei benefici. Però a questo aggiungo altro, in questo mi rivolgo al mio presidente, che sono sicuro è una persona sensibile quanto mai. Dobbiamo aggiungere l'incontro che fa con l'equazione del benessere sociale. Noi potremmo essere anche d'accordo, però deve essere dimostrato il benessere sociale delle popolazioni. Benessere voglio dire benessere, soddisfazioni personali, sociali, benessere nel guardare il proprio territorio, il proprio ambiente naturale dove è cresciuto e le bellezze naturali del proprio territorio. Benessere vuol dire la salute di tutti, perché tutti quanti noi, tutti dico, i presenti, le persone che non sono amministratori ma che contribuiscono ad amministrare, tutti noi cittadini e noi sindaci abbiamo a cura la salute dei nostri figli, dei nostri genitori, delle nostre persone, perché non lo dico io, non lo dico io, l'ha detto un santo, non mi ricordo, mi scuserà pure il santo. Il limite dell'amore è amare oltre ogni limite. Noi amiamo tutti i sindaci, guardate bene, amiamo tutti gli amministratori, presidenti di regione, amministratori del parco, presidenti di comunità montana, tutti amiamo oltre ogni limite i nostri cittadini. Buonasera. Sei miseri! Sì. Vigianello!
però devo fare anche una dichiarazione, Presidente. Siccome non mi è stata data la possibilità di fare una proposta, però ho sentito dalle sue parole che c'era una proposta all'integrazione del documento, questo mi rammarica perché evidentemente diciamo, non mi è stata data la possibilità, proprio perché non volessi portare altri elementi, e gli elementi andavano anche a rafforzare un po' quello che è venuto fuori dai sindaci che hanno espresso anche il parere favorevole, cioè il fatto che comunque si allargasse questa comunità agli enti, gli organismi sanitari, ambientali, di controllo sanitario, ambientale, ma prima che si procedesse al voto, perché in questo modo insomma, la discussione è inficiata da questa approvazione. Quindi diciamo no perché la centrale inquina, perché non offre prospettive occupazionali, perché questo accordo che andate praticamente a varare, poi mi è piaciuta molto l'espressione del, mi ricordo se è sindaco di Saraceno, che a Monte Carlo c'è, magari il sistema di controllo dei paesi europei, non quello del sistema Carlo, Italia. Per favore, c'è basta. Ecco, dicevo, siccome questo accordo in pratica ne rivela tutta la sua inefficacia, perché per l'efficacia attuativa bisogna che avvenga questa cosa, e lo dico, lo voglio ricordare ai sindaci, a tal fine le regioni Calabria e Basilicata si impegnano in fase di approvazione del piano del PAC a valutare apposita deroga per la centrale idrica del Nerco relativamente alla potenza installata in quanto impianto esistente di lavorazione dello stesso. Quindi mi sembra un miraggio assai lontano, quindi non vogliamo partecipare a questa approvazione. E in più aggiungo che, e questo lo dico soprattutto perché i colleghi sindaci approvano, che ci siano anche delle ricadute obiettive per tutti i comuni, quindi compensazioni diciamo in termini così del monitoraggio ambientale e sanitario, e soprattutto in termini economici anche per quei sindaci che sono stati impegnati con questa cosa. Buona fortuna agli altri. Cioè, scusami, questa cosa però per favore se la puoi continuare, perché come fare? Io non ho capito, se la devo verbalizzare l'ultima parte che li vogliamo pure noi non lo vogliamo, le combattazioni devono essere state tutti gli altri comuni. Acqua Formosa vota no. E dichiaro di essere felice che finisce questa vicenda per me, perché è diventato un mai penoso questa storia. E ti auguro. Per favore, silenzio! Un'altra cosa, se mi dici così parlo un'ora, puoi vedere che ti spingo. Parlo un'ora. Siamo stanchi, Giovanni. Salta tutta l'assemblea. Posso fare anche questo, quando voglio essere breve, io sono breve, se devo essere un po' corretto. Mi è dispiaciuto e chiedo scusa per la cosa di poco prima, però io sono dell'avviso che quando ci sono parti in causa, ci sono le istituzioni, bisogna avere rispetto delle istituzioni, perché non si fanno le cose sotto pressione, e sembrava che qualcuno volesse esaltare un risultato che sta raggiungendo. E non è piacevole per nessuno, soprattutto per le persone che ci mettono la faccia, perché ci sono persone che hanno mantenuto nel corso degli anni un atteggiamento sempre costante, ci sono persone che hanno cambiato atteggiamento, però non uscirà mai dalla mia voce il fatto che questo possa essere una cosa, un coso sinistro che abbiano cambiato, perché ognuno può cambiare opinione, però mai rispetto a situazioni di questo genere, terze persone che non c'entrano nelle decisioni possono autoesaltarsi e quasi fare in modo che gli altri non abbiano diritto alla parola. E questo l'avrebbe dovuto fare in modo energico il presidente dell'assemblea, non io. Va bene, poi Aieta, favorevole. Alessandria, favorevole. La Slovilla si è astenuta. Cinata, sì. Speriamo che non avrebbero questo
Frascinetto. Vogliamo solo centrare il biomassa. Laino Borgo. Sì. Laino Castello. Favorevole. Lungro. Sì. Morano. Contrario. Mormanno. Favorevole. Mottafollone. Sì, io dicevo no. Mottafollone. Sì, sì. Papasidero. Sant'Agata Tesaro. Favorevole, se posso fare dichiarazione. Come sono qui dalla siccome sono qui dalla presenza, preferisco dire due minuti almeno di parlare. Io per favore, volevo dire che sono favorevole e se è vero che questo tipo di centrale rispetta l'ambiente, rispetta la salute dei cittadini, perché altrimenti mi pare di aver capito dalle parole del Presidente della Regione Basilicata, dalle parole del Presidente del Patto, dalle parole dell'onorevole Orsomazzo, ci sarebbe stata opposizione da parte di tutti. Dico che do la disponibilità eventualmente ad ospitare nel territorio di Sant'Agata, dove c'è quello proprio chiamato Diga della Valle dell'Esero, eventualmente una centrale simile. Questo lo dico in maniera provocatoria, per dire che forse dovremmo guardare questo tipo di intervento. Salvonato San Lorenzo Bellizzi. Allora, io ho ascoltato e mi sono diciamo ho avuto l'ennesima una grande delusione sul fatto che ci debba essere comunque una strumentalizzazione sempre ed esclusivamente su posizioni che possono essere differenti da quelle diciamo che vengono espresse per un no che è motivato, per un no che diciamo ha le sue ragioni. Quindi io esprimo il mio parere favorevole perché ho fiducia innanzitutto nelle istituzioni e ho fiducia che ci possa essere ci possa essere la dimostrazione che le cose si fanno con serietà e quindi se è stato previsto questo osservatore lavorerà per tutelare la salute di tutti i cittadini che vivono e sono residenti nel parco nazionale e quindi questa io la vedo come una opportunità per le nostre popolazioni, fermo restante che ci deve essere la certezza, ci deve essere il controllo per quanto riguarda la salute di tutti quanti noi. Quindi io non sono né venduto e né niente, né tantomeno avuto pressione e sollecitazione da parte di nessuno. San Basile. Favorevole. San Sosti. Saracena. Abruzzo. Nortola. Sì. Area programma. Sì. Olio Lanuelo. Sì. Unione delle Valli. Sì. Regione Basilicata. Regione Calabria. Provincia di Cosenza. La votazione è finita. No, se io mi prendo quando mi danno la cosa si
Italia.